Abbiamo ripetuto anche quest'anno questa bellissima iniziativa con i bambini delle elementari, quest'anno tra l'altro c'è stata anche un'aggiunta in particolare per i bambini anche dell'asilo. Comunque questa sera abbiamo la premiazione del concorso con i bambini elementari, direi che forse in sottofondo si sente un certo rumoreggiare, stanno aspettando lo spettacolo, subito dopo provvederemo alla premiazione. Devo ringraziare come sempre l'Associazione Commercianti e l'Amministrazione Comunale e il ciclo didattico per la collaborazione che ci stanno dando su queste iniziative. La Baratti è molto legata al territorio braidese, per cui siamo vicini alla comunità, per cui per quanto possiamo cerchiamo di rendere quanto la comunità dà a noi. Sicuramente ripeteremo l'anno prossimo questa iniziativa, se il ciclo didattico sarà d'accordo, come penso e spero, e poi ci saranno altre cose che magari nel tempo verranno avanti. È sempre una bella opportunità quella che offre Baratti e Milano di coniugare un momento educativo all'interno delle scuole dove vi è una partecipazione, e quest'anno era una partecipazione bella di costruire delle scatole del cioccolato, una partecipazione che coniuga anche una serata nella quale il gruppo dei vincitori ha un momento veramente di grande e bella manifestazione questa sera con la Melevisione. È stata fantastico vedere come i bambini partecipino così intensamente di una serie di attività. Credo che al tempo stesso sia molto importante che vi sia un collegamento tra Ascom, Comune e la Baratti e Milano, perché si raggiungono così insieme dei bellissimi risultati. Sì, un'altra serata di grandissimo interesse per la città di Bra. Baratti e Milano ha confermato la sua sensibilità verso le iniziative della città e il suo attaccamento a quello che è il contesto, diciamo, della scuola, dei ragazzi, dei bambini della città di Bra, coinvolgendoli in iniziative intelligenti, interessanti, che vogliono promuovere le capacità e l'intelligenza dei bambini, e dall'altro anche una sensibilità verso i negozi, verso i commercianti, verso coloro che anche con fatica in questi momenti stanno affrontando un mercato non facile, ma che sono la linfa vitale di una città come Bra, che pullula di oltre 600 negozi, che sono la vita vera e che rendono vivibile il centro della città e non solo il centro, con le loro vetrine, con la loro cura del contesto nel quale operano, e quindi credo che sia un valore molto importante che tutti noi, tutta la città, non solo i commercianti, devono salvaguardare. Credo che il connubio Ascom, Comune e Baratti e Milano stia dando veramente dei risultati interessanti alla crescita della città di Bra.